ci permette di dimostrare quanto i temi di oggi siano veramente trasversali e li possiamo lavorare e declinare come meglio crediamo. Ha fatto dei riferimenti alla cucina in termini di sostenibilità e di diversità bioculturale anche a seconda delle varie zone, dei vari alimenti che magari andiamo a prendere, che siano essi agricoli, ittici. Ed è una cosa veramente importante, perché non so se avete letto il dossier di presentazione della candidatura all'UNESCO della cucina italiana, e proprio il nostro ministero ha fatto, sapete che è stata presentata su iniziativa del ministro dell'agricoltura Lollobrigida e del ministro della cultura Sangiuliano, e hanno fatto proprio riferimento alla sostenibilità e alla diversità bioculturale. Quindi gli elementi che con molta semplicità e naturalezza ha indicato Matteo, quindi a dimostrare di come stiamo lavorando nella direzione giusta, in una direzione nazionale se non addirittura internazionale. Volevo ricollegarmi anche io però un attimo all'intervento di Elena Boscolo, perché quando mi parla di esperienze, ha usato proprio il termine esperienze autentiche, è un aggettivo molto, molto bello e molto importante, e invadendo un po' il vostro spazio, perché abbiamo cominciato a farvi parlare molto spontaneamente, io però riterrei importante collegarmi sulla questione di esperienze, di lavorare con le aziende agricole, sulla formazione, informazioni. Se ha piacere, il dottor Sartori potrebbe darci un contributo, a mio parere, molto interessante sulla biodiversità, sui suoi studi, sulle sue collaborazioni, che potrebbero essere utili veramente a tutti noi, sia in termini di turismo, di cultura. Devi mettere. Sì.